Bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Oggi ci troviamo in Sardegna, siamo nella circonvallazione ovest della città di Olbia, pronti a prendere la strada statale 131 di diramazione centrale nuorese, che ci porterà da Olbia sino a Nuoro. Centinaio di chilometri di percorrenza, siamo in avvicinamento allo svincolo di allacciamento con la nuova strada statale 729 Olbia-Sassari. Sulla destra primo svincolo direzione Sassari, in questo momento prossimo svincolo sulla destra in direzione Olbia centro, allargamento della carreggiata a due corsie inizio competenza, strada statale 131 diramazione centrale nuorese, chilometro 143. Subito viadotto sul fiume Rio Padrongiano. Strada statale 131 di diramazione centrale nuorese, che è stata appunto realizzata con l'obiettivo di connettere il percorso principale della strada statale. Mamma mia ragazzi, la gente della strada statale 131 Carlo Felice Cagliari Porto Torres, e la diramazione centrale nuorese appunto parte, si dirama da quest'ultima nei pressi della località di Abbasanta e arriva sino ad Olbia passando per le città di Nuoro e Siniscola con un'estensione di 144 km. Quindi procedendo in direzione sud, pensate che la realizzazione dei primi tratti di questa diramazione risale alla fine degli anni 60, quando sono stati costruiti i primi tratti tra Abbasanta e Nuoro, ed è stata poi completata solamente nel 2005 con l'ultimo tratto tra San Teodoro e Olbia, tratto più impegnativo dal punto di vista territoriale, con numerose gallerie e viadotti che attraversano un paesaggio comunque sempre affascinante. Questa superstrada rimane classificata come strada extraurbana secondaria con limite di 90 km orari, anche se diciamo che nel tratto tra Olbia e Siniscola, almeno in alcuni tratti, l'ente gestore, ovvero ANAS, ritiene di poter riclassificare la strada come extraurbana principale. Parallela alla più vecchia strada statale 125 orientale sarda, offrendo ovviamente un itinerario, una percorrenza più diretti e più veloci rispetto
rispetto alla vecchia statale, che in molti tratti presenta ancora un percorso assai tortuoso, con corsie piuttosto strette. Mentre siamo usciti dal territorio comunale della città di Olbia, siamo entrati in quello di Loiri, in Porto San Paolo. Breve sosta e pronti subito a ripartire. Ed eccoci ritornati, mentre mi stavo gustando un doveroso caffè, ho ritenuto che il prezzo in questo distributore fosse un tantino più alto della media, quindi tanto vale farla più tardi. E proseguiamo quindi il nostro viaggio verso Nuoro. Siamo già al chilometro 135, strada statale 131 diramazione centrale nuorese, direzione sud. Siamo 9 km a sud della città di Olbia, estremo settentrionale di questa arteria stradale. Stiamo per addentrarci nella parte del tracciato con caratteristiche più montane, tra virgolette, quindi presenza di viadotti e gallerie. Viadotto Rio Palma 100 metri. Siamo ancora nel territorio comunale di Porto San Paolo. Viadotto Rio Mulino numero 5. Viadotto Rio Mulino 4. Oggi è venerdì 26 gennaio 2024. In questo momento sono le ore 10:54. Temperatura esterna 17 gradi, temperatura vagamente anomala per questo periodo di fine gennaio, nonostante ci troviamo in Sardegna, quindi l'inverno è senz'altro più mite che in molte altre parti del continente, però insomma 17 gradi a fine gennaio rimane comunque notevole.
viadotto senza nome, 400 metri di lunghezza. Alcuni di questi viadotti non hanno l'indicazione del nome nel segnale d'opera. Subito in avvicinamento uscita Padova-Ovilò. Nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo proseguiamo in direzione sud, mentre lasciamo in questo momento il chilometro 130. Quindi mancano 130 chilometri all'innesto nella strada statale 131 Carlo Felice, nel ramo principale che connette appunto le città di Porto Torres e Cagliari, passando per Sassari e Oristano. Prossima uscita San Teodoro. Viadotto Finosa, 180 metri. Un altro questi viadotti. Dato questo, tra Ovilò e San Teodoro è stato proprio l'ultimo tratto a essere costruito e inaugurato tra il 2004 e il 2005, quindi il tratto costruito anche con gli standard più moderni. Numerosi viadotti anche notevoli in questo tratto, con un impatto ambientale piuttosto basso, in quanto la loro architettura e il loro design, anche visti dall'esterno, permette di avere un impatto visivo notevolmente ridotto sul territorio circostante. Viadotto Cuponetti, 635 metri, uno dei viadotti più caratteristici di questo tratto. Galleria Cuponetti, 1197 metri. E questa è una delle gallerie più importanti di questo tracciato. Probabilmente anche, forse la seconda galleria più lunga dopo la galleria Siscala, che incontreremo tra circa una decina di chilometri. Siamo nel territorio comunale di San Teodoro. E lasciamo in questo momento il chilometro 125, viadotto Nipparu 3. 490 metri. Viadotto Poggio, 70 metri. Viadotto Nibaru 2, 70 metri in avvicinamento, uscita San Teodoro. Viadotto Nibaru 1, 140 metri. La strada statale 125 orientale sarda e le località turistiche di Ottiolu e Capocoda Cavallo, raggiungibili dall'uscita San Teodoro, mentre transitiamo nella galleria Tarrapadedda, 129 metri, uscita San Teodoro, in questo momento sulla destra.
prime uscite saranno nell'ambito comunale di Budoni, che sarà l'ultimo comune della provincia di Sassari, ex provincia di Olbia Tempio, corrispondente grosso modo alla regione storica della Gallura, prima poi di addentrarci nella provincia di Nuoro. Intanto abbiamo cantiere segnalato davanti a noi, chiusura della corsia di destra, galleria Castelluccia, 300 metri. Siamo sempre nel territorio comunale di San Teodoro e abbiamo un cambio di carreggiata. Sulla carreggiata opposta, lasciamo in questo momento il chilometro 119 mentre si sono fatte le ore 11:02 venerdì 26 gennaio 2024. Doppio senso di circolazione provvisorio nella carreggiata nord. Il comune di San Teodoro, siamo entrati in quello di Budoni, ultimo comune della provincia di Sassari, lungo il percorso mentre rientriamo in carreggiata. In avvicinamento uscita Budoni Nord Agrustos. Questo tratto
diramazione centrale nuorese, siamo molto vicini alla costa, si scorge il mare guardando sulla sinistra, questo infatti è il tratto più vicino alla costa orientale, mentre ci avviciniamo a una nuova area di cantiere. Passata sulla destra in questo momento, nuovo cambio di carreggiata. Abbiamo la presenza di qualche cantiere lungo questo tratto per lavori di adeguamento infrastrutturale nelle gallerie. Sassari e di Nuoro, quindi lasciamo la provincia di Sassari e il comune di Budoni per entrare nella provincia di Nuoro, comune di Posada. Facendo poi riferimento a quelle che sono le regioni storiche della Sardegna, abbiamo di fatto lasciato la regione della Gallura, siamo entrati nella regione delle Baronie, cui capoluogo è identificabile con Siniscola, che raggiungeremo dopo aver passato Posada. Uscita Galleria Siscala. Siamo pronti a rientrare in carreggiata al termine di quest'area di cantiere. Si continua a circolare su una sola corsia. Uscita Posada Budoni. Ovviamente l'uscita è per Posada, poi attraverso la statale 125 orientale sarda verso nord si arriva a Budoni. All'orizzonte centro abitato di Posada, arroccato in cima ad una collina. Continua a procedere su una sola corsia di marcia.
questo momento nel chilometro 105.
da Siniscola Orosei.
doppio senso di circolazione provvisorio.
territorio comunale di Galtellì. Se non sbaglio, uno degli abbonati più storici al canale Highway Italia dovrebbe proprio provenire dal comune di Galtellì, ricordo lo scrisse in un commento. Mi riferisco ad Unfixed Samu, abbonato da direi circa 3 anni. Mentre siamo adesso entrati nel territorio comunale di Lula, permette poi
prossimo.
Napoli. Ovviamente i veicoli degli addetti ai lavori in corso dei cantieri dovrebbero comunque avere degli appositi dispositivi per la segnalazione luminosa. Parte finale del video di oggi, stiamo
addentrando dentro l'area urbana della città di Nuoro. Come notate, stiamo anche salendo in maniera importante di altitudine, dai 22 gradi che avevamo diciamo a bassa quota siamo già scesi a 16 gradi, che rimane comunque una temperatura abbondantemente sopra la media per essere il 26 gennaio, ed eccoci entrati nell'ambito urbano nella città di Nuoro, o Nugoro in lingua sarda. Strada a scorrimento veloce, abbiamo anche un autovelox, non molto rari in tutta la Sardegna. Ci sono più autovelox in una singola tratta stradale a caso della Toscana che in tutta la regione Sardegna.
abbiamo appena assistito a un tamponamento sfiorato qualche secondo fa. Per molti ovviamente poi le precedenze sono un optional. Attenti alla segnaletica orizzontale in questi punti. Mi sono anche accorto di aver preso una strada errata, ma vabbè, torniamo indietro attraverso il prossimo incrocio, tanto ormai siamo agli sgoccioli di questo video. Apprezzare l'ambito urbano della città di Nuoro. Sono fatte le ore 11:52. Proseguiamo quindi in direzione Oliena Dorgali. In questo momento si scorge chiaramente all'orizzonte gradualmente perdiamo quota rispetto al centro abitato, strada provinciale 58, chilometro 1. Io vi ringrazio come sempre per la compagnia anche in questo nuovo viaggio da Olbia a Nuoro, nel cuore della Sardegna. Se non siete saturi di viaggi stradali, i video su Highway Italia sono tantissimi. Ringrazio come sempre gli abbonati per il loro preziosissimo supporto. Ovviamente un ringraziamento anche a tutti gli iscritti. Ci vediamo al prossimo video e ricordate come sempre, drive safe.